Paolo Caruso, a Domenica Live, ha confessato che il suo compagno ex tale ha un altro figlio oltre quello che aspetta da lei. Ecco tutto quello che ha rivelato punto nell'ultima puntata di quest'anno di Domenica Live. Molti sono stati gli ospiti di Barbara D'Urso. Tra questi anche Paola Caruso. La showgirl si è presentata nuovamente negli studi Mediaset per raccontare la sua verità. Le parole di Paola Caruso. La padrona di casa ha ospitato negli studi di Domenica Live l'ex valletta di Avanti Un Altro e ha rilasciato altre dichiarazioni sull'ex compagno, Francesco Caserta. Qualche mese fa, Paola Caruso è stata lasciata dal suo ex in quanto, secondo la showgirl, la famiglia di Francesco Caserta non ha mai accettato la loro relazione. L'ex concorrente è incinta di 7 mesi, ma il suo ex compagno non intende riconoscere il bambino che porta in grembo. Durante la sua chiacchierata con Barbara D'Urso, Paolo Caruso ha rilasciato alcune dichiarazioni che hanno stupito il pubblico in studio e i telespettatori. L'ex concorrente di Pechino Express ha affermato due punti. Punto, te lo dico senza mezzi termini. C'è questa situazione con mio figlio, ma in realtà Francesco ha un altro figlio di 9 anni che non ha mai riconosciuto, come sta facendo con mio figlio. Pensa io, incinta, con questa cosa. Poi rancorosa e sconfortata ha aggiunto due punti. Lui ha 28 anni e ha un bimbo di 9 anni che non ha mai riconosciuto. L'ho anche visto il bambino, il fratello di mio figlio. I dettagli sul primo figlio di Caserta. Paola Caruso ha poi aggiunto. Lui vive ad Arona, un paesino, e ti arrivano delle voci. Io non ho incontrato la mamma del bambino, ma con lei ci parlo. Il bambino lo sa che il padre è Francesco, lui lo vede questo bambino, ma la famiglia non l'ha mai riconosciuto. La showgirl ha definito problematico il suo ex per una serie di motivazioni, tra cui il fatto che dipende fortemente dalla famiglia. Lui è un ragazzo problematico, ha delle problematiche che non sono gestibili. Loro speravano io abortissi, perché lui aveva già un altro figlio. Io ho provveduto a fare le denunce penali per maltrattamenti, psicologici e fisici. Una situazione difficile da affrontare per Paola Caruso, incinta di 7 mesi. È dura accettare che il padre non voglia riconoscere il bambino che porta in grembo.